Buonasera, siamo qui allo studio 7 del centro di Roma, cari amici, semplicemente per raccontarvi e per assistere con voi ancora una volta in presa diretta all'inizio di una umana avventura. È un'avventura, se vogliamo, modesta in confronto, per esempio, a quella straordinaria che tentai di descrivervi fedelmente quasi 8 anni fa, la conquista della Luna. E più modesto è perciò l'impegno, il nostro impegno televisivo di questa sera. Ma la passione del pubblico, noi compresi, non va troppo per il sottile. Uno spettacolo è giudicato avvincente se ne ricaviamo insieme gioia, ansia, delusione, divertimento, emozioni a catena. E tutto questo, diciamocelo francamente, il gioco del calcio lo dà e ha incominciato a darcelo molti anni prima che nascesse l'astronautica. L'avventura che incomincia questa sera è dunque un'avventura calcistica, il campionato del mondo 1978 in Argentina. Noi ne vedremo tra poco il prologo, cioè il sorteggio a Buenos Aires dei 4 gironi che raggruppano le 16 squadre finaliste, tra le quali c'è l'Italia. Il campionato, lo sapete, si giocherà tra il 1 e il 25 di giugno. Noi l'abbiamo vinto 2 volte, tanto tempo fa, nel 34 e nel 38. Nel 70 in Messico siamo arrivati secondi. È difficile dire come andrà questa volta, ma una cosa è certa. La lunghezza del cammino che faremo in Argentina dipende in buona parte dall'esito del sorteggio di questa sera a Baires, dagli avversari che la fortuna ci assegnerà subito. Ma veniamo alla nostra trasmissione. Tra poco ci collegheremo via satellite con Buenos Aires. Bruno Pizzul è il telecronista incaricato di raccontarvi, di riferirvi, di commentarvi tutto ciò che succederà al Centro Culturale San Martín, sede del sorteggio. Ci collegheremo anche con Londra, dove Sandro Paternostro ha riunito in uno studio della TVI alcuni amici inglesi, giudici imparziali di una vicenda nella quale non sono, per loro sfortuna, coinvolti. Qui a Roma abbiamo lo studio centrale con 25 ospiti che certamente conoscete e che riconoscerete e che comunque vi presenteremo di volta in volta. Facciamo un'eccezione per l'unica signora, la signora Agostina Belli, che rappresenta il cinema italiano. Dicevo, i nomi di questi ospiti sono legati non solo al calcio e ad altri sport, ma anche alla cultura, alla politica, all'arte, allo spettacolo. Ci auguriamo che i loro pareri, le domande, le osservazioni, il tutto condito con qualche breve film in carattere con l'argomento, contribuiscano a ravvivare il tempo che trascorreremo insieme. E allora partiamo con la trasmissione. Puntiamo le telecamere sul cartello, quello lì giù, ecco, bravi. Ecco illustrata la situazione attuale dei 4 gironi, una situazione determinata da decisioni prese ieri l'altro a Buenos Aires. Come vedete, ogni girone ha la nazione, o meglio la nazionale che lo capeggia, le cosiddette teste di serie, Argentina, Germania occidentale, Brasile, Olanda. L'Italia non è testa di serie, ma è stata inserita nello stesso gruppo dell'Argentina. Ecco la nostra valletta, che è Isabella Cociani, che ha vinto a Cortina il concorso Miss Calcio Azzurri. Parteciperà in Argentina al concorso Miss Calcio Mondiale, sarà un po' la graziosa mascotte della nostra squadra in questa trasferta sudamericana. Dunque adesso la situazione è chiara, non ci addentreremo in altre considerazioni, diremo solo che alla scelta delle teste di serie si è giunti dopo trattative laboriose che hanno tenuto conto di molteplici desideri e di interessi economici, sportivi, organizzativi. E chiamiamo subito in causa il massimo rappresentante del nostro calcio, Franco Carraro, presidente della FIGIC. Le chiedo, l'Italia, testina di serie, così è stata chiamata, accanto all'Argentina, è una soluzione che la soddisfa? Ma io ritengo sia una soluzione sostanzialmente equa, perché ci riconosce un certo passato, ma prende anche atto del fatto che non vantiamo in questo momento dei titoli da esibire, e che d'altra parte ci cautela, direi, sul piano logistico, perché stare a Buenos Aires, Mar del Plata, non è sicuramente uno svantaggio. Sul piano tecnico io credo che saranno le altre due avversarie a determinare la maggiore o minore difficoltà del girone. E poi, francamente, l'esperienza insegna che i gironi migliori o peggiori li determinano i giocatori.
Grazie avvocato. Non crediate che Franco Carraro sia emozionato per la televisione, è teso, soffre un po' le vigilie. Più lei o Boniperti, il presidente della Juventus che è al suo fianco? Chi soffre di più questa vigilia del sorteggio? Lei ma direi tutte e due, no? Come Juventus abbiamo tanti giocatori, poi come Italia. Vi ringraziamo, ci sentiremo poi. Facciamo un passo indietro, ora, prima di passare la linea a Buenos Aires. Rivediamoli rapidamente, tutti i gol che ci hanno portato alla qualificazione per il Mondiale. ...16 ottobre 1976, Lussemburgo-Italia. Ciccio Graziani è il primo uomo gol della nostra marcia di avvicinamento all'Argentina. È sua la prima rete in Lussemburgo, dove vinciamo 4-1. Poi è la volta di quello che risulterà il cannoniere principe della nostra qualificazione, Roberto Bettega. Segnerà 9 dei 18 gol che gli azzurri metteranno a segno nel girone. La terza rete in Lussemburgo è di Antonioni. Ancora Bettega chiude la serie con il Lussemburgo. Un mese dopo, a Roma, ci attende l'ostacolo più grosso, l'Inghilterra del temuto Kevin Keegan. Antonioni su calcio di punizione spalanca la via al nostro successo. Da una triangolazione da manuale scaturisce il secondo gol azzurro. Lo segna Bettega con uno dei suoi perentori colpi di testa. Ed è il 2-0 definitivo. Helsinki ci riceve nel finale della stagione 76-77. Con i finlandesi vinciamo 3-1 ed è di Gentile il primo gol. Rimarrà questa l'unica rete di un nostro difensore nel torneo di qualificazione. L'immancabile Bettega ci offre il raddoppio. E il più finlandese dei nostri, si fa per dire Benetti, sigla il terzo punto. Il 15 ottobre scorso, Berzot siede sulla panchina di Torino, pronto a godersi quella che risulterà la grande abbuffata di Bettega. Contro la Finlandia, partita di ritorno, vinciamo 6-1 e la zoppicante ala sinistra mette a segno 4 palloni, questi i primi due. Smanioso di figurare nel tabellino dei marcatori, Graziani ottiene il 3-0. Alla potenza, Bettega risponde con l'eleganza e sigla il più bel gol della giornata. Poi si ripete per la gioia dei tifosi di casa sua, di Berzot, degli azzurri, insomma per la gioia di tutti. Nel tabellino dei goleador entra anche Renato Zaccarelli, che trova lo spiraglio buono tra un nugolo di gambe. Dopo la Finlandia andiamo a buscarle per 2-0 a Londra. Con gli inglesi il conto torna, ma torna soprattutto a nostro vantaggio. Nell'ultima partita del girone affrontiamo e battiamo per 3-0 il Lussemburgo con le reti di Bettega, Graziani e Causio, che vediamo nell'ordine. A titolo di curiosità vorrei aggiungere che i goleador della nostra corsa alla Pampas, dopo Bettega con 9 reti, sono Graziani con 3, Antonioni con 2, e con uno ciascuno, Gentile, Benetti, Zaccarelli e quel Causio che sui 18 gol azzurri ha fatto l'ultimo passaggio ben 8 volte e ha messo lo zampino in altre 5 segnature. Bene, andiamo in Argentina, ma quanto siamo quotati? Per saperlo facciamo un saltino nel paese delle scommesse. Inviterei Nicastro a mandare in onda un film che Paternostro ci ha mandato prima di collegarci col nostro corrispondente. C'è qualche inghippo, come succede sempre in diretta. L'avevo immaginato. Adesso sta partendo. È il telecinema che non parte, vabbè. Sì, allora partiamo senz'altro con Londra, va bene, il filmato di Paternostro, pazienza, non lo vedremo, era molto divertente però.
praticamente si diceva in questo filmato, dicevano gli scommettitori, che l'Italia è classificata, è giudicata nona nella graduatoria mondiale in questo momento, e su 5 scommettitori intervistati da Paternostro soltanto uno ci ha dato come favoriti. Bene, allora facciamo un salto a Londra e vediamo chi ha Paternostro come ospiti. Dunque, alla mia destra c'è un personaggio di eccezione, Bobby Charlton, e non aggiungo aggettivi. Alla destra di Charlton c'è Alex Stock, che è noto agli italiani perché nel 1958 è stato anche l'allenatore della Roma. E alla mia sinistra c'è Ron Pollard, che è il direttore per le relazioni pubbliche del gruppo Ladbrokes, il più grande gruppo di allibratori e di ricevitori di scommesse di tutto il Regno Unito, ha il 14% del mercato inglese. Ecco, sentiamo subito il direttore della Ladbrokes. Subito. Poi con Charlton, che ringrazio di essere venuto, so che ha fatto un viaggio in auto da Manchester, con Stock parleremo dopo. È venuto da Derby espressamente per noi. Oh, che gentile. Nice being here. Dice, sono contento di essere con voi. Bene, sentiamo subito quanto siamo quotati prima del sorteggio. Ron, what is our quotation? Come siamo quotati noi italiani? At the moment, before the draw, Italy are 12 to 1. In questo momento, prima del sorteggio, dice Ron Pollard, siamo purtroppo noi italiani 12 a 1. Brutto, non è molto favorevole, it's not favorable. Oh, very favorable. It rates Italy as fifth favorite. The favorites are... Vabbè, discretamente, siamo il quinto favorito. Insomma, tra i favoriti arriviamo al quinto posto. Ma voi inglesi, come l'avete accolto l'eliminazione della vostra nazionale dal campionato mondiale? How did you react when England was excluded from the World Cup? Well, of course, I was totally disappointed at England coming out of the World Cup. Sono rimasto molto deluso, lo devo dire francamente. Not only from the fact of our own country not being there this time, but from the fact that I would have taken a lot more money in this country next Dice, year. Soprattutto perché noi di Ladbrokes avremmo fatto un sacco di buoni incassi se la nostra squadra avesse partecipato. Senti, Sandro, con Bobby Charlton e con Stock parleremo più tardi. Adesso abbiamo in linea Buenos Aires, facciamo un saltino a Buenos Aires e sentiamo le novità da Bruno Pizzul. Bruno, ci senti? Pronto? Buenos Aires? Ho capito, ma io no, ecco, sto sempre col telefono in mano. Questa è la voce di un tecnico romano, credo, ma comunque. Buenos Aires, Pizzul? Pronto, Buenos Aires? E allora te la lascio su TV3. Pronto, Buenos Aires? Ma che bella che è la diretta. Io non mi interesso mai, vai. Pronto, Buenos Aires, Pizzul? Pizzul? Bruno? Sì, pronto. Ecco, bravo, finalmente. Allora, raccontaci brevemente quello che sta avvenendo, poi ci collegheremo con te durante il sorteggio. Grazie. Coraggio, Bruno. Pronto? Parla pure, Bruno. Parla pure. Collegati in diretta, buonasera, con il Centro Culturale Generale San Martín di Buenos Aires, dove è appena cominciata la cerimonia protocollare, al termine della quale sapremo la composizione dei 4 gruppi eliminatori per la finale del campionato del mondo. Il signore che vedete inquadrato e che ora sta parlando è il signor Neuberger, che è presidente della Federazione Calcistica Tedesca ed è anche il presidente del comitato organizzatore. Vedete schierati, anzi non li vedete ancora, quando la telecamera allargherà vedrete una ventina di signori schierati sul palco d'onore, tra essi naturalmente il presidente della Federazione Internazionale, la FIFA, Joao Avelange, il nostro Franchi e tutti i vari rappresentanti che fanno parte della FIFA. Ci sono anche le autorità locali, naturalmente, quelle che presiedono l'apparato organizzativo, che a quanto pare sta procedendo abbastanza bene. Ecco, il sorteggio quando, a che ora è previsto? Il sorteggio è previsto per le ore 18:07 locali, che corrispondono alle 22:07 di lì. E il ragazzino che farà la parte del leone si chiama Riccardo, Riccardito lo chiamano qua, ed è il nipote del presidente della FIFA Avelange, il quale sarà incaricato di estrarre dalle urne i tabellini con i nomi e i numeri delle varie squadre in modo da costituire poi il panorama completo dei 4 gruppi. Non so se preferisci che continui a mantenere la linea oppure ecco, ti pregherei, chiamarmi più tardi. Perfetto, chiamaci appena comincia il sorteggio. Intanto io cercherei di rifare un saltino a Londra
perché abbiamo un po' trascurato Bobby Charlton e Alan Stock. Allora, Sandro, una domanda secca ai nostri ospiti inglesi. Ecco, la domanda direi, secondo loro, quanto siamo quotati? Da loro è un giudizio da un punto di vista strettamente tecnico. As a great professional opinion, how are we quoted? Come siamo quotati noi, Bobby Charlton? How are the Italians? Yes. Oh, well, I would say that the prices are about right on the last form that we had. I think had Italy drawn with England in the last match of the qualifying matches, I think that they would probably have been seeded, probably instead of Holland. But they're going to the cioè, World... in sostanza, lei dice questo, se fossero uscite insieme Inghilterra e Italia, se fossero state sorteggiate insieme, la quotazione sarebbe ancora migliore. It would be a better quotation in this case. Oh, passa yes, velocemente so. All'altro ospite, Sandro, grazie. Yes. Alex Stock, what do you think? Che cosa pensa lei, Alex Stock? I think it's a very fair thing, you know, to be seated number five. È una quotazione giusta, quella dell'Italia, di essere nella lista dei favoriti al quinto posto. Professionalmente è un giudizio onesto. Grazie Sandro, ci sentiamo. Very delightful position to be in. Una posizione deliziosa, tutto sommato. Grazie Alex, thank you. Grazie Sandro, grazie Sandro, tra poco. Adesso facciamo qui un saltino nello studio di Roma per chiedere ai nostri ospiti, siamo ormai nell'imminenza del sorteggio, faccio le domande un po' a caso, chi risponde risponde, voglio dire, con chi vorreste che ci fosse con Italia e Argentina? Chi vorreste, in altre parole, che ci accompagnasse nel cammino iniziale? Cioè Italia, Argentina e poi chi? Sentiamo Italo Cucci, per esempio. Beh, questa è la risposta che si dà sempre e che poi a posteriori verrà considerata sempre come un infortunio, perché appena si sceglie qualcuno diventa automaticamente un avversario temibile. È chiaro che oggi si può dire Iran come avversario minore, mentre le difficoltà sono pensare Austria o Svezia come terzo avversario. Grazie. Italo Allodi. Svezia e Tunisia. Svezia e Tunisia. Sentiamo Herrera. Lo stesso, Svezia e Tunisia o Iran. Se non si vince contro quelle là è meglio rimanere a casa. Sentiamo Raimondo Vianello, che è scappato dall'altro studio perché avevi uno spettacolo prima. Tu ero chi vestito da Tarzan, ero, sì. Tu chi vorresti nel nostro girone? No, ma io ci metterei la mia squadra, almeno siamo sicuri di vincere una partita. La tua squadra, la squadra? No, ma comunque io penso Svezia e o Iran o Tunisia, d'accordo. Ma secondo te la tua squadra dall'Iran quanti ne prenderebbe? Ma è da vedersi, Non lo so, non l'ho mai visto l'Iran. No, no, adesso andrò a controllare. Sentiamo Valcarici. Direi Svezia e Tunisia. Io intanto devo ringraziare Valcareggi e sottolineare il suo attaccamento alla nazionale. Se stasera si è sottoposto a un lungo viaggio e si dovrà sottoporre nella notte a un altro lungo viaggio per ritornare a Verona e essere vicino alla sua squadra. Devo anche dire che il suo presidente Garonzi ha tenuto conto del suo attaccamento facendola venire molto volentieri. Grazie. Nicola Pietrangeli. Io non posso dire Tunisia perché essendo Tunisia di nascita quindi dovrei fare quasi tifo per loro, anzi devo dire che sono stati molto bravi, quindi direi Iran e Svezia. Vogliamo sentire il più volte campione olimpionico e campione del mondo Raimondo Dinzeo? Ma io penso Tunisia e Svezia. Andiamo avanti, passiamo a uno scrittore, a Carlo Bernari. Beh, io non posso essere che eretico in tutta questa... queste risposte tecniche. Io vorrei incontrare subito il migliore, misurare subito le nostre forze. Per sportività, per attaccamento all'atletismo. Grazie. Romolo Marcellini. Ma io vorrei che si incontrasse l'Ungheria e la Francia, che sono due grandi squadre che possiamo battere, perché andiamo in Argentina per essere forti, per essere combattivi e per vincere. E non occorre che incontriamo la Tunisia o l'Iran, che però non sono squadre da buttare via. Io ho visto giocare l'Iran, non è da buttare via. Ecco, devo ricordare che il regista Romolo Marcellini, che ha fatto quel bellissimo film che avrete visto, La Grande Olimpiade, ci ha anche fornito un po' di materiale illustrativo per il nostro servizio speciale di stasera. Sta preparando una grossa produzione, 5 ore di trasmissione sui mondiali, il Pianeta Calcio, che sarà trasmesso proprio sulla Rete 1 a partire da marzo, se non vado errato. Astor Piazzolla, non posso farle la domanda. Sì, comunque, perché? Siccome è argentino, sì. Chi vorrebbe nel nostro girone? Io sono d'accordo con Iran e Tunisia.
Io sono musicista, ma mi piace il calcio, allora Irian e tue zie. Astor Piazzolla, grande compositore argentino, è qui stasera e ha lasciato, ha rinunciato a una registrazione a Parigi, se non vado errato. Sì. Grazie maestro, grazie. Grazie. Tosatti, direttore del Corriere dello Sport. Sicuramente Svezia e Tunisia, nella speranza di non stancarci troppo nel primo girone per riaffrontare poi il girone delle semifinali, non già a Luguri. Sentiamo ancora Gianni Brera. Anch'io dico quello che ha detto Tosatti. Pacchetti? Svezia e Iran. Sentiamo la politica, il sottosegretario Evangelisti, che è anche presidente, il saggio presidente della Federbox, è stato scritto. Non posso assumermi il tono e la cadenza del tecnico, mi adagio sul facile, Iran e Svezia. Mi chiamano al telefono, sentiamo che c'è. Bene, dobbiamo interrompere e dar subito la linea a Buenos Aires perché il sorteggio è imminente. Allora Pizzu, a te la linea. A te la linea, Bruno. Allora, sono Pizzul da Buenos Aires, si sta procedendo ad imbussolare i vari cartellini con i nomi e i numeri delle squadre. Come certamente già saprete, ci sono quattro urne. Nella prima urna sono inserite Scozia, Polonia e Spagna. Queste squadre andranno a finire nei gruppi 2, 3 e 4. Nella seconda urna ci sono i nomi del Messico e del Perù che andranno a finire nel gruppo 2 e 4 in omaggio al principio secondo il quale si è preferito far giocare ciascuna delle quattro squadre latinoamericane in un diverso girone. Poi nell'urna 3, e questa sarà la prima che si riguarda direttamente, sono inserite le nazionali d'Ungheria e di Svezia. Una delle due ci capiterà sicuramente. Poi l'urna numero 4, che è quella forse più importante, in quanto ci sono dentro assieme Iran e Tunisia, vale a dire due nazionali considerate un po' meno forti delle altre, e Francia e Austria. Intanto l'applauso che avete sentito è rivolto a Riccardito, il nipote di 3 anni di Avelange, ecco vedete che il nonno lo accoglie tra le braccia, e che sarà incaricato di estrarre dalle urne i nomi e i numeri delle varie nazionali. Perché anche i numeri? Perché naturalmente nel momento stesso in cui si estrarrà il nome di una nazionale occorrerà anche vedere in quale ordine la nazionale stessa dovrà affrontare i suoi impegni, cioè le varie partite. Intanto la prima estratta è la Polonia, che va senz'altro a finire nel gruppo della Germania. Nel secondo gruppo c'è la Polonia. Vedete la ragazza in costume polacco? In precedenza era sfilata anche la rappresentante italiana nel momento in cui erano stati composti i tabelloni sulla base delle scelte del comitato organizzatore, le quattro teste di serie e l'Italia testina di serie, come ho sentito è stata definita lì da Roma. Ecco ancora il piccolo Riccardito. Numero 5, quindi la Polonia va nel gruppo 2 con la Germania federale e possiamo subito dire che il 1° giugno a Buenos Aires, stadio del River Plate, ci sarà l'incontro inaugurale di questi campionati del mondo fra Germania federale e Polonia. Spagna, la Spagna dunque va a finire nel terzo gruppo, nel gruppo del Brasile. Come vi ripeto, i nomi di queste tre nazionali, Scozia, Polonia e Spagna, non ci riguardano direttamente. Yeah.
Quindi la partita inaugurale sarà una partita veramente molto molto importante fra Germania Federale e Polonia, che come sapete furono due delle quattro semifinaliste ai campionati del mondo di Germania. Si affrontarono anche nei quarti di finale in una partita drammatica. Vediamo ora il numero della Spagna. Mentre nel quarto gruppo va a finire la Scozia. Alla Spagna è stato attribuito il numero 10. Alla Scozia il numero 16. Bene così. A questo punto abbiamo due squadre per gruppo, Argentina e Italia, che sono nel primo gruppo in quanto prescelte dal comitato organizzatore, Polonia e Germania Federale, che sono nel secondo gruppo, Spagna e Brasile nel gruppo 3, Olanda e Scozia nel gruppo 4. E siamo all'urna B, non ci riguarda ancora direttamente, in quanto in quest'urna ci sono Messico e Perù. Salta fuori per primo il nome del Messico, che quindi va a essere inserito nel gruppo 2. Con il numero 8, quindi il Messico avrà il numero 8. Vedete che di volta in volta che vengono estratti i nomi delle varie nazionali, ci sono delle graziosissime ragazze in costume nazionale che ricevono naturalmente l'applauso di tutti i convenuti. Sono presenti circa 500 giornalisti, 112 dei quali per la radio e la televisione. È la prima volta che la televisione argentina fa una trasmissione a colori e bisogna complimentarsi con i nostri colleghi e tecnici argentini, perché a quanto pare tutto sta andando abbastanza bene. Intanto vedete che Ricardito sta continuando a svolgere il suo lavoro con encomiabile serietà. Il signore che riceve il bigliettino da Ricardito è il signor Keser, che è il segretario della FIFA. Il Perù, che va a finire naturalmente nel gruppo 4, ha il numero 15. A questo punto abbiamo il gruppo 2, 3 e 4 che sono già formati da tre squadre, mentre vedete la ragazza peruviana. Invece il gruppo 1, che finora non è stato toccato dal sorteggio, ha soltanto Argentina con il numero 1 e Italia con il numero 4. Il prossimo sorteggio, quello dell'urna C, ci riguarda da vicino. Ci sono inserite due nazionali, come sapete, la nazionale di Ungheria e la nazionale di Svezia. Vedremo quale ci capiterà. Mentre in dettaglio la telecamera si sofferma sul gruppo 4 e vedete che a mano che si procede vengono anche formati gli accoppiamenti per le prime partite. Io credo che potrete fare questi accoppiamenti successivamente, onde io non vi dia un numero eccessivo di dati. Vi ho dato la gara inaugurale, quella fra Germania e Polonia, perché naturalmente assume un valore particolare. Ecco intanto il sorteggio. Ed abbiamo l'Ungheria. Abbiamo l'Ungheria. Tra Svezia e Ungheria ci è capitata l'Ungheria. Con il numero 2. Ungheria con il numero 2. Isabella sopra l'Argentina. Quindi l'Ungheria giocherà la prima partita a Buenos Aires il 2 giugno contro l'Argentina, mentre per sapere la gara di debutto dell'Italia occorrerà attendere l'estrazione della quarta urna.
Naturalmente l'altra squadra che era inserita in quest'urna, che è la Svezia, va a formare la terza componente del gruppo 3. Sappiamo già che l'Italia comunque giocherà con l'Ungheria a Mar del Plata il 6 giugno, mentre il 10 giugno giocherà a Buenos Aires contro l'Argentina. Svezia naturalmente, adesso occorre attendere il numero. La Svezia è inserita nel gruppo 3 assieme a Spagna e Brasile, è un girone che si preannuncia molto difficile. Numero 11. E ora è il momento forse di maggiore emozione. Il nostro gruppo finora è formato da Argentina, Ungheria e Italia. Per conoscere il nome della quarta squadra del gruppo 1, il nostro, bisognerà attendere l'estrazione della quarta urna, della quale ci sono quattro nazionali: Iran, Tunisia, Francia e Austria. Intanto è stato completato parzialmente il gruppo 3, vedete sono tre nazionali piuttosto forti come Spagna, Svezia e Brasile, potrebbe risultare un girone veramente molto forte. Vengono anche inquadrate le partite, vedete che Svezia e Brasile si giocherà il 3 a Mar del Plata, Brasile e Spagna il 7 a Mar del Plata e Svezia e Spagna l'11 a Buenos Aires. Adesso vedremo se Riccardito avrà la mano felice. Il primo estratto va al gruppo 1, quindi sapremo subito la nostra sorte. Attenzione. Francia, sta adesso male. Francia del gruppo 1, girone di ferro il nostro, è un girone molto equilibrato e difficile. Argentina, Ungheria, Francia e Italia, partita inaugurale degli azzurri il 2 giugno a Mar del Plata, Francia-Italia, partita che sarà subito importantissima. Effettivamente le ottimistiche previsioni di coloro che sembravano voler dare per scontata la presenza dell'Iran o della Tunisia nel nostro girone sono state clamorosamente smentite. Ho sentito che anche alcuni degli ospiti in studio avrebbero preferito Svezia e naturalmente o Iran o Tunisia, invece è andata fuori l'Ungheria e la Francia. Francamente peggio di così non ci poteva andare, anche se occorre tenere sempre in primissima considerazione il fatto che poi sono i giocatori sul campo che devono conquistarsi le loro vittorie. Del resto il nostro calcio conosce anche un episodio particolarissimo contro la Corea, che sembrava dovesse essere una squadra materasso e invece si ha eliminato. La Tunisia intanto finisce nel girone della Germania federale, Polonia, Germania federale, Tunisia e Messico, e francamente questo ci sembra un girone che potrebbe risultare di tutto riposo per Germania federale e Polonia, anche se naturalmente occorre tenere presente che tutto può sempre succedere. La partita inaugurale fra Germania federale e Polonia potrà comunque essere giocata con le due squadre a cuore abbastanza leggero, in considerazione del fatto che sia Messico sia Tunisia sono considerate delle squadre non irresistibili. Attendiamo ora, ma l'interesse è relativo per quello che riguarda la nazionale italiana, l'estrazione degli altri due numeri e nomi delle nazionali. Si tratta di Austria e Iran.
Austria nel gruppo 3, e il gruppo 3 diventa un gruppo di ferro come il nostro. Il girone del Brasile comprende Svezia, Spagna e Austria, e sarà davvero una lotta feroce, mentre il gruppo di Mendoza, quello nel quale avremmo potuto anche essere teste di serie, è formato da Olanda, Perù, Scozia e Iran. Francamente la Scozia è una brutta gatta da pelare, tutti hanno cercato di evitarla nelle lunghissime discussioni che hanno preceduto la nomina delle teste di serie, però l'Olanda, indipendentemente dal fatto che ha questa Scozia nel suo girone, non dovrebbe avere il compito proibitivo. Così ad occhio e croce, per quel che possono valere le considerazioni di carattere tecnico in sede di pronostico, direi che i gruppi più forti, quelli nei quali la lotta sarà più accesa, saranno il gruppo 1, il nostro, con Argentina, Ungheria, Francia e Italia, con un equilibrio veramente notevole, e il gruppo 3 con Austria, Spagna, Svezia e Brasile. Ora sto tentando di recuperare Enzo Bearzot, praticamente la cerimonia è terminata perché il nostro commissario tecnico mi aveva promesso che subito dopo l'esaurimento del sorteggio si sarebbe presentato qui alla nostra postazione, anche perché so che ci sono naturalmente dei colleghi, dei personaggi in studio che gradirebbero fargli delle domande. Ho sentito, Tito, sì, che hai nominato Astor Piazzolla fra gli ospiti dello studio 7 di Roma. Sì. E ti devo dire che per la strada parecchi argentini mi hanno chiesto se il signor Piazzolla, compositore insigne e popolarissimo da queste parti, avrebbe effettivamente partecipato a questa cerimonia. Sono contento veramente che egli sia presente. Contiamo anche di coinvolgerlo con una esecuzione, se ci riesce. Mentre io attendo che arrivi Bearzot, se vuoi riprendere la linea, io te la richiederò non appena Enzo sarà arrivato qui. D'accordo. Bene, intanto, presidente Carraro, com'è andato? Il girone è abbastanza impegnativo, ma per la verità noi ai campionati del mondo le cose peggiori le abbiamo sempre fatte con squadre abbastanza di riposo inizialmente, per cui certo a questo girone non andremo distratti, ecco, questo è sicuro. Poi come sarà il risultato, beh, si vedrà, dipenderà dalla forza nostra e quella altrui. Sentiamo cosa ne pensa Nando Martellini, che commenterà tutte le partite dell'Italia. Gli altri telecronisti della RAI in Argentina sono Martino, Viola e Pizzul, naturalmente. Ma io, se mi permetti, ne faccio una considerazione un po' interessata, in contrasto forse con quelle tecniche di tanti ospiti. A me non va bene l'Ungheria, Francia, Italia e Argentina sì, perché hanno i giocatori con i nomi facilissimi da pronunciare, l'Ungheria no. Io vorrei sentire il campione del mondo del 38, Aldo Olivieri, lo ricordate tutti, il grande portiere. Lei con l'Ungheria disputò proprio la finale nel 38, il 4-2, vero? Com'era l'Ungheria allora? Fortissima? Era più debole di noi, perché ci abbiamo vinto 4-2. anche lì, tutti Norvegia, quella Norvegia, la Norvegia. Ci manca un filo che si venga a casa, anche come con la Corea. Per la Norvegia era come la Corea. Manca un filo che si venga a casa. E poi si è vinto invece tranquilli. Tarcisio Burnic, ex messicano, come c'è andata? Direi un po' malino, comunque l'importante è che i ragazzi nel periodo dei mondiali vadano psicologicamente preparati e tranquilli. Nel frattempo Franco Fava, il nostro mezzofondista, continua a dare sfogo al suo hobby, a fare un sacco di dal fotografie. Momento che di calcio non me ne interessa molto. Comunque io vedo che il girone numero 4 credo che sia il più facile. Amedeo Amadei, il grande centravanti della nazionale. Beh, io devo dire che le squadre che giocano con noi sono alquanto forti, ma non debbo pensare che ci si debba avvilire subito. Penso che realmente, come ha detto Bunis, se psicologicamente noi andiamo giù veramente con l'intenzione di difendere quest'Italia che quasi tutti noi abbiamo difeso come si deve, possiamo far bella figura anche nel primo girone. Sentirei anche un campione olimpico del 36, Annibale Frossi. Ma valutate in assoluto le quattro squadre,
non sono superiori alla nostra. Il guaio grosso è che purtroppo dovremo giocare per un posto solo, in quanto che uno sembra già assicurato all'Argentina, almeno da come ho visto come sono andate le cose in Cile. Quindi dovremmo giocare per un posto solo in tre squadre, quella è la difficoltà. Dunque io proporrei una cosa. La prima partita la disputeremo con la Francia, la seconda con l'Ungheria. Però è stata estratta prima l'Ungheria, è stata accoppiata a noi, vero? Vogliamo intanto fare la conoscenza con delle immagini, con questa squadra ungherese, una squadra giovanissima. Allora, Nicastro, possiamo anche partire con le immagini della squadra ungherese. Chi ce le vuol commentare? Tosatti, magari, eh? Beh, l'Ungheria ha eliminato l'URSS e la Grecia, quindi una squadra forte, una squadra di media forte. Ecco, ti voglio dire che questo film riprende alcuni atleti prima dell'incontro disputato in precampionato contro la Juventus a Torino. In cui, se non sbaglio, l'Ungheria perse. Forse Giampiero lo ricorda meglio di me, vero? L'Ungheria perse 3-1 qui, sì. Eh? E da quello che so è un'Ungheria molto buona, impostata da Bosic, l'ex mediano della grande Ungheria. E ha trovato anche, mi dicono, un portiere ottimo. Il portiere è stato per molti anni un problema dell'Ungheria. Mi ricordo che ai mondiali di Londra, se non sbaglio, fu eliminata proprio per colpa del portiere. E ne parlano come di una possibile sorpresa dei mondiali. Io ho sentito molti tecnici anche. Ma perché? Stranieri. Perché è una squadra giovane? Sì, e magari più pratica di quanto non sia stato negli ultimi anni il calcio ungherese, che si era un po' smarrito dopo il periodo della grande Ungheria, poi nel periodo del calcio moderno era un poco redditizio, diciamo, il loro modo di giocare. Ecco, qui di gol non ce ne sono. Vogliamo sentire Italo Allodi sull'Ungheria? L'Ungheria è una squadra fortissima, secondo me, guidata da un tecnico eccezionalmente bravo, che è Barotti, e che ha impostato la squadra con dei giovani velocissimi all'attacco. E direi che l'unica carenza che veramente seria che loro hanno è che non sanno marcare a uomo. Però contro la Russia hanno effettuato un marcamento ad uomo, sfruttando al massimo le doti di velocità dei due attaccanti principali, che sono l'ala sinistra e il centravanti, che sono giocatori di valore mondiale. Io ritengo che sia un avversario molto ma molto forte, e come diceva il signor Olivieri, che la tradizione ci è sempre stata favorevole, speriamo che continui ad essere. Cosa ne pensa Italo Cucci, direttore del Guerin Sportivo? Beh, io sono perfettamente d'accordo con Allodi per quelli che sono i limiti di gioco che anche a Torino nella partita con noi l'Ungheria ha evidenziato. Tuttavia può crearci veramente dei grossi problemi anche per il lungo periodo, sono tanti anni che l'Italia non ha affrontato l'Ungheria per conoscerla a sufficienza, per poter provare, conoscere gli schemi, eccetera. Quindi è forse fra le squadre che ci hanno rifilato quella più pericolosa. Certamente meno pericolosa della Francia, che fra l'altro avevamo occasione di conoscere presto l'8 febbraio a Napoli in un incontro amichevole. Bene, io con questa Francia farei la conoscenza anche con questa Francia. Abbiamo delle immagini, credo anche delle immagini piuttosto belle. Quindi vediamo l'altra nostra avversaria, di rango purtroppo. Come sapete la Francia ha avuto un grande ritorno nel calcio. Non avremo neanche la linea audio. Ecco, allora sbrighiamoci. Ho qui accanto a me Beazov e a Paolo Ormezzano, che è il direttore di Tutto Sport. Do l'incarico di rivolgere la prima domanda, una domanda abbastanza scontata per Azzot, velocemente. La domanda scontata non la faccio neppure, ciò che il girone sia duro lo sanno tutti, anche i bambini. Non abbiamo più da rivelare nessuna geografia mondiale rivelando nazioni nuove con le nostre sconfitte, perché sono nazioni conosciute. Non siamo magliari, noi il sorteggio ci ha fregati più di tutti, questo è un risultato buono. Enzo, la domanda più semplice di tutte, contento di incontrare la Francia l'8 febbraio a Napoli, almeno questo. No, senz'altro, comunque il sorteggio posso dire che è stato impietoso nei nostri confronti e nei confronti del terzo girone. Nel terzo girone, no? Nel secondo e quarto sono già delineato le quattro squadre che passeranno al primo turno. E qualche domanda per Berzot qui dallo studio? Cucci? Beh, io direi che la partita, per esempio l'amichevole con la Francia, secondo il nostro costume, potrebbe anche creare, nel caso ci andasse male, potrebbe anche creare quelle paure che solitamente ci portiamo dietro. Che cosa pensa Berzot di questo fatto?
Questa è una partita secondo me importante per saldare le forze di questo nostro avversario. Ma evidentemente, insomma, qui è chiaro che le forze non sono state equamente distribuite, insomma. Ecco, mi diceva Giampaolo Ormezzano che ha parlato un attimo fa con Menotti, il direttore tecnico dell'Argentina, il quale era letteralmente distrutto dall'esito di questo sorteggio. Se c'è qualcun altro che vuole interpellare Bearzot da Roma. Purificato. Domenico Purificato. Niente, voglio fare all'amico Bearzot tutti gli auguri possibili, perché io come tifoso sono rimasto, come sportivo sono rimasto un po' impressionato. Sono rimasto, però dico forza, perché sono sicuro che Bearzot riuscirà a fare anche il miracolo che noi tutti aspettiamo. Auguri. E pensi, Bearzot, che il maestro ha lasciato l'Accademia di Brera di corsa per essere qui stasera e rivolgerle anche questa domanda? Dove c'è lo sport io sono sempre. Lo ringrazio di cuore. Ecco Frossi, Bearzot. Bearzot, sì. Il girone è difficile, ma non è impossibile. Molto. Io ti domando una cosa. Se tutto dovesse andare bene e dovessi giocare per il primo posto o per il secondo posto, quale preferiresti? Beh, certo, non la squadra di casa. No, ma volevo dire, se tu nel girone, se tu desideravi arrivare primo o secondo, se ti era possibile, si capisce, per il turno successivo. Io arrivare prima sarebbe stato meglio, perché la prima avrebbe incontrato la seconda del secondo girone, la prima della terza e la seconda della quarta. Dunque avremmo evitato la Germania e l'Olanda. Ancora domande per Enzo Bearzot? Vianello. No, io più che fare. Raimondo Vianello, Bearzot. Volevo sapere se continua Bearzot dopo questo sorteggio, no? Mi raccomando, dico. Ah, sì, un motivo in più per continuare. Va bene. Ma, Nicola Pietrangeli di Avversari Difficili ne sa qualcosa. Sentiamo cosa ha da chiedere a Bearzot. Ma io non è che posso chiedere niente a Bearzot, perché ne sa più di me. L'unica cosa che posso dire è che quando si arriva a questi punti è inutile fare dei pronostici avventati. E qui siamo arrivati alla fine, quindi che vinca il migliore. Speriamo che noi siamo fra questi. Grazie. Ecco, se permettete intervengo ancora io un attimo. Perfetto, da Buenos Aires. Perfetto, poi riprendiamo lo studio. Io a Bearzot. Senti, ormai il nostro girone sappiamo che è un girone di ferro, ma anche il girone del Brasile è un girone particolarmente impegnativo, vero? Mica scherzo. Sì, ho fatto detto che il primo e il terzo sono i gironi di ferro, mentre gli altri due sono già chiare. Comunque, tutto sommato, almeno sotto il profilo logistico, stiamo bene, no? Perché mi pare che qui è un po' troppo poco. È un po' troppo poco. Preferirei a questo i disagi vantaggio, di una sede vantaggio periferica che fosse seguito anche un turno migliore. Ecco, ci stanno avvertendo che stanno per toglierci la va linea audio in cuffia, quindi in bocca al lupo, in bocca al lupo per Zod, grazie. Grazie a te Bruno e Ormezzano. Bene, allora riprendiamo la linea allo studio. Vediamo un po', Boniperti, si comincia a soffrire adesso. Ma no, io direi questo, io ho già fatto il mio pronostico. La finale della Juventus in non squadra. Farei nessuna disquisizione tecnica. La finale è Argentina-Italia, quindi io sono tranquillo. Ecco, per chi farebbe... Allora abbiamo una spia qui, abbiamo Astor Piazzolla che... La finale Argentina-Italia, la metterebbe in imbarazzo. Cosa penso io? Sì. Ma io sono contento perché... Non so, penso che le squadre più piccole sono più pericolose. Bene. Allora, abbiamo visto che l'Olanda non soltanto ci ha portato via la testa di serie, ma ha anche il girone giudicato sulla carta il più facile. Vogliamo rivedere un attimo questi olandesi? Abbiamo alcune immagini, credo anche piuttosto belle come quelle sulla Francia. Rivediamole insieme. Dovrebbero essere le immagini della partita con il Belgio, vinta dagli olandesi per 1-0. Ecco, su queste immagini, questo è Cruyff, una domanda a Gianni Brera. È giusto da un punto di vista strettamente sportivo che l'Olanda ci abbia soffiato la testa di serie? È giustissimo. E noi abbiamo battuto Haiti, i campionati mondiali. Basta. Quindi cosa pensavamo? Di andare come testa di serie? Perché? Perché siamo noi.
Io vorrei chiedere a Tosatti quali possibilità seria adesso l'Olanda di una grossa affermazione, cioè di, parlo del primo posto, di vincere il campionato del mondo, visto che ha il girone più facile. Insomma. Vincendo il suo girone, come mi sembra abbastanza facile, solo la Scozia è veramente impegnativa fra le altre squadre, l'Olanda incontrerà nel girone semifinale la seconda del primo girone, la vincente del secondo girone, se non sbaglio, e la seconda del terzo. E direi che ha il vantaggio di poter fare un girone eliminatorio abbastanza di tutto riposo, quindi di poter affrontare il girone delle semifinali rodata ma non stanca. Ecco, nel film che state vedendo, il gol della vittoria degli olandesi sul Belgio è stato realizzato da Van de Kerkhove. Questo è Rep, che è il grosso giocatore della squadra olandese che gioca con Bastia. E Marcellini che parla. Sappiamo che ha battuto il Torino, che è una delle più forti squadre europee, e l'ha battuta Rep, devo dire. Ma l'Olanda è una grande squadra, secondo me la squadra più forte, sono gli Harlem Globetrotters del calcio. Chi l'ha visti giocare contro l'Inghilterra, contro il Belgio, visto una macchina schiaccia sassi proprio, no? No, questo è il rap. Ah, ma anche Croce. C'è Croce. Torino Bastia, sarà. C'è un pezzo su Croce. Ecco, vogliamo adesso fare un break musicale. Io inviterei il maestro Piazzolla, che è stato così gentile a venire in studio, a suonarci adesso qualcosa. Questo che ho in mano è il disco che Piazzolla ha composto per i mondiali del 78. È un disco che credo che avrà molto successo. Sapete che lui ha fatto del suo strumento uno strumento classico. Ecco dunque, cosa ci suonerà, maestro? Ah, questo è un pezzo che ho scritto per il Mondial 78, che si chiama questo disco, il pezzo è Golasso, che vuol dire un super gol, un sì. Gran gol. Goleato. Dovrebbe, maestro, rivolgersi a questa camera. Ah, sì. Così? Sì. Grazie.
Grazie maestro Piazzolla e arrivederci in Argentina per i campionati del mondo. Bene, in Argentina andremo dunque con un po' di patema, ma con quali giocatori andremo? Abbiamo fatto un sondaggio tra la redazione del TG1 Sport e i quotidiani sportivi ed è uscito un elenco dei probabili 22. Con le immagini di questi probabili 22 la parola a Nando Martellini. Facciamo partire il film, Nicastro. Ecco, vediamo prima i portieri. Dino Zoff della Juventus, 61 presenze. Luciano Castellini del Torino, una presenza. Paolo Conti della Roma, una presenza. I terzini, Claudio Gentile della Juventus, 13 presenze. Aldo Maldera del Milan, 3 presenze. Antonello Cucureddu della Juventus, 4 presenze. Vediamo ora gli stopper. Lionello Manfredonia della Lazio, 2 presenze. Roberto Mozzini del Torino, 6 presenze. I liberi, Gaetano Scirea della Juventus, 6 presenze. E Giacinto Facchetti dell'Inter, 94 presenze, il nostro capitano. I centrocampisti adesso. Romeo Benetti della Juventus, 38 presenze. Marco Tardelli della Juventus, 16 presenze. Giancarlo Antognoni della Fiorentina, 24 presenze. Franco Causio, Juventus, 32 presenze. Patrizio Sala, Torino, 3 presenze. Claudio Sala, Torino, 12 presenze. Renato Zaccarelli, Torino, 12 presenze. Fabio Capello, Milan, 32 presenze. Ed ora le punte. Francesco Graziani, Torino, 19 presenze. Roberto Bettega, Juventus, 14 presenze. Paolo Rossi, Lanerossi Vicenza, una presenza. E Paolo Pulici, Torino, 16 presenze. Bene, sentiamo un po' se questo
elenco dei 22 scelto dal TG1 Sport in collaborazione con i quotidiani sportivi, soddisfa per esempio la signora Agostina Belli. Beh, sì, in linea di massima sì, anche se io non sono molto competente. Certo, se dipendeva da me, forse io non avrei trascurato i due famosi campioni come Olivieri e Boniperti. Beh, allora restiamo sullo scherzo. Presidente Carraro, chi potrebbe accompagnare, secondo lei, la nazionale, andare in Argentina con la nazionale come dirigente accompagnatore? È un provocatore, sì. Stagno, nei tuoi confronti. Sì, si sa che sarebbe la persona adatta, Boniperti, però è sempre restio ad assumersi responsabilità di questo tipo. Non so se fosse la tua festa. No, è una pietra così scagliata. No, forse andrò volentieri a vedere senz'altro i campionati del mondo dell'Argentina. Però, insomma, la responsabilità credo che debba prendersi il presidente federale, no? Giochiamo un po' in fondo. Bene, siamo alla conclusione della trasmissione. Avete visto, l'Italia è capitata in un girone piuttosto difficile. Giocherà la prima partita... Ah, c'è Londra, sì, è giusto. Pronto? È pronta Londra? Sì, Londra è pronta. Ah, abbiamo perfetto. Già le quotazioni che il signor Pollard, telefonando al suo ufficio, ci ha dato. Quotazioni dopo il sorteggio, sì, naturalmente. Sì, signore, l'Italia cala dal quinto al sesto posto. Favorito, is it right, Ron, yes? Favorito è in primo luogo la Germania occidentale con 7-2. Poi viene il Brasile 4-1. Poi viene l'Argentina che viene data 6-1. Poi l'Olanda 7-1. Poi la Scozia, a cui loro tengono molto, 8-1, poi la Polonia, che ha praticamente superato l'Italia, 10-1. Poi viene l'Italia, che resta però a 12-1. Perché resta 12-1? Why it remains 12-1? Ron. Well, it looks in group one as if what we thought before the draw, that Argentina and Italy would qualify, and we still think that. Dice Ron Pollard, è vero che vi sono delle difficoltà per l'Italia che deve affrontare non soltanto l'Argentina nel primo girone, ma anche l'Ungheria e la Francia, che sono due squadre solide. Però noi riteniamo che l'Italia entri in semifinale. Ecco perché continuiamo, i nostri allibratori continuano a dare l'Italia 12-1. Senti Sandro, sì. Senti Sandro, sappiamo che tu sei notoriamente un uomo di manica larga, ma se dovessi scommettere sull'Italia, quanto scommetteresti e sperando di vincere quanto? Beh, guarda, mi rivolge una domanda imbarazzante, perché dovrei indirettamente chiamare in causa il mio stipendio e il notevole aumento della sterlina nei confronti della lira. Ma 10 sterline le giocherei. Sentiamo ora Bobby Charlton, che è stato così paziente, Bobby, fino adesso. Bobby, what is your impression? Qual è la tua impressione, Bobby? Su. Well, with Argentina, Hungary and France, Italy are in a very difficult group. Non vi è dubbio che l'Italia sia in una situazione difficile, è un girone difficile, perché Argentina, Ungheria e Francia sono delle squadre robuste. That mostly is based on the fact that they have no weak side in the group. Like mentre invece negli altri gironi c'è una certa dialettica fra squadre forti e squadre deboli. Qui invece, dice Bobby Charlton, abbiamo 4 squadre forti. And basically that's it, because there's no really weak side. In Hungary are quite capable, France are capable. Sì, l'Ungheria è una squadra capace, la Francia lo stesso. Bobby Charlton, un po' di presunzione che del resto nel caso suo è assolutamente meritata. Se lei dovesse dare dei consigli a Berzot e alla sua squadra, che consigli darebbe? What advices would you give to Berzot and to the Italian team? Well, for the Italian team to have the best chance, I would suggest that they stayed out of trouble. Physically that is on the field, because... Io mi permetto, con tutto rispetto, di consigliare agli italiani di evitare gli scontri personali, di stare fuori da quelle che potrebbero essere le interferenze e di concentrarsi nel gioco. That's right, because there'll be a lot of pressure from outside. Vi saranno indubbiamente delle pressioni esterne, delle interferenze, dei fatti psicologici, dei fatti ambientali. Gli italiani devono essere estranei a questi fatti. I think it's important to say that other countries realize how volatile the Italians are and they might play on it, you know. So dice, gli altri paesi si rendono conto di quanto gli italiani siano emotivi e ci potrebbe essere una certa tattica di sfruttare questa emotività. Alec, what do you think? E tu, Alec, che cosa ne pensi? Well, history says, history of the competition says that... la storia non sbaglia mai. Che cosa dice la storia, che è maestra della vita? The host nation is the danger.
they always qualify. Che è sempre pericolosa per gli altri la squadra ospite, che nel 75% dei casi è sempre entrata in semifinale. I have a great faith in Enzo Berzot. Io però ho molta fede in Berzot, ho molta fiducia in Berzot. He thinks like the English. Perché è uno che pensa alla maniera degli inglesi. Siamo a posto. Quindi il nazionale siamo a posto. He's a friend of mine, so he's a dice, è un mio amico personale. Va bene Sandro, ti ringrazio tanto, ringrazio gli ospiti inglesi della loro gentilezza. Thank you very much, grazie anche da parte di Tito Stadio e del nostro studio di Roma. Grazie, thank you. Alla finale del prossimo campionato del mondo. Grazie Bobby. Grazie. Io vorrei adesso un attimo porre una domandina a Evangelisti, al sottosegretario Evangelisti. Tu hai sentito i consigli che ci dava Bobby Cianto, certo. Stiamo già facendo pretattica, ma sì. In una... intervista questa settimana, un settimanale, parlando di altre cose, di politica, tu hai detto testualmente, se non vado errato, tu hai pronti tutti i tuoi piani, sì. Poi arriva un gatto nero e all'improvviso salta tutto in aria. E quale potrebbe essere il gatto nero sulla strada dell'Italia verso la finale? Io credo che il gatto nero abbia già attraversato la strada dell'Italia nell'operazione di sorteggio e siccome i gatti neri poi si mettono in qualche buco e non ritornano indietro, quindi gatto nero non ne avremo più e tanti auguri alla nostra nazionale e all'amico Berzot. Grazie Frank. E tu ti aspettavi un'altra risposta? No? Siamo arrivati dunque alla fine di questa nostra trasmissione. L'Italia, come avete sentito, è capitata in un girone difficile, giocherà la prima partita il 2 giugno con la Francia nel nuovissimo stadio di Mar del Plata, che sarà per l'appunto inaugurato proprio in quella circostanza. Sempre a Mar del Plata sarà giocata la seconda partita il 6 giugno con l'Ungheria, mentre la terza contro l'Argentina sarà disputata il 10 giugno a Buenos Aires. Gli orari di queste tre partite, le prime due, quelle del 2 giugno con Francia e Ungheria, alle 18.45 e alle 21.45 ora italiana, un'ora buona per i telespettatori italiani, mentre quella con l'Argentina comincerà quando da noi saranno le 0.15 di domenica 11 giugno. Potrebbe quindi ripetersi una notte messicana, quella che Burnici e Facchetti si ricordano molto bene. A proposito dei programmi della RAI, vorrei chiedere a Martellini come, che è capo del pool televisivo, quindi di tutte le riprese dirette, come contiamo di seguire i mondiali. Ma sarà un'orgia di calcio, perché in 25 giorni vedremo 38 partite del campionato d'Argentina. Ne riceveremo in Italia 4 al giorno nei giorni in cui si disputano le gare. 2 andranno in diretta, le due più importanti, e le altre 2 verranno registrate e trasmesse il giorno successivo. In più, come avete stabilito le redazioni delle due testate, ci saranno delle unilaterali per l'Italia il giorno prima delle partite degli azzurri. Prima della partita, un quarto d'ora, 20 minuti prima della partita, subito dopo la conclusione della partita e un commento il giorno successivo alle partite degli azzurri. Bene, Burnis, questa volta le partite se le vedrà in televisione, le vedrà tutte? Dove? A Coverciano, dove sta facendo il corso? No, è terminato il corso allora. È terminato il corso. Sì. Arrivederci, grazie Burnis, anche a lei. Dunque, siamo arrivati alla fine della trasmissione e chiudiamo con delle immagini ancora, delle immagini in cui si pensa all'avvenire, al futuro, alla nostra nazionale più giovane, ma c'è un legame col passato che è ancora presente, con Dino Zoff. Ecco, con questo film che ci mostra le immagini dei ragazzi in volo, chiudiamo, come augurando loro buona fortuna, questa nostra trasmissione per il sorteggio dei gironi finali a Buenos Aires in vista del campionato del mondo 78. Buonasera e grazie. In collegamento via satellite con Buenos Aires abbiamo trasmesso Argentina 78, una trasmissione speciale del TG1 Sport per il sorteggio dei gironi finali della Coppa del Mondo di calcio.